Pace a te, Dio ti benedica, dobbiamo continuare a fidare nel Signore in tutto, in tutto, in tutto, sempre, 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 esercitare la fede, sempre, deve essere il nostro elmetto di difesa continuamente. Ebbene, nel capitolo 10 del Vangelo di Marco, verso 30, Leggiamolo insieme, c'è una grande promessa, il quale ora, adesso, sorella, fratello, dove ti trovi? In questo tempo non ricevi cento volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi. Per cortesia, metti il rosso insieme a persecuzioni. Grazie. E nel secolo a venire la vita eterna. <ride> insieme a persecuzione. Non dimenticare questo, molto importante. Ricordati, insieme a metti un'altra volta. Memorizza questo, sorella. Metti un'altra volta il verso con il rosso. Quando noi abbracciamo Cristo, quando cominciamo a camminare con Cristo, ci sono promesse fino nell'eternità, però questo lo dobbiamo sottolineare, perché molti non sono convinti. Leggiamolo un'altra volta. Insieme a persecuzione. Ricordati questa cosa stamattina, va bene? E ora preghiamo il Signore, diciamo insieme, Signore, ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di venire a te, perché tu sei grande e vogliamo fidare in te come abbiamo cantato. Fida in Dio che ti vuol salvare, i suoi doni non dimenticare, proverai con grado cuor la potenza del suo amor. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Gesù dice così in Luca 6:23 Saltate di gioia perché il vostro premio è grande. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande in cielo perché i loro padri facevano lo stesso ai profeti. <ride> Signore grazie. Per contro ai piaceri superficiali di questo mondo che il mondo ci offre, il nostro è riservato. Ad avvenire, mentre oggi abbiamo in parte il grosso, è lì il grande premio è quando incontriamo il Signore. Quando voltiamo le spalle al mondo per seguire Cristo, c'è qualcosa che ricordi cosa abbiamo messo in rosso, insieme a persecuzioni, non è che ci uccidono ancora, però c'è subito il contrasto. Leggiamo il verso 22, così assorbiamo il concetto che Gesù ci vuole parlare questa mattina. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, attenzione, per il Signore, perché agiamo bene. Eh, non, non, non mettiamo adesso cose che non sono. Eh. E quando vi scacceranno, attenzione, quando agiamo bene, non quando facciamo male, vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio. Sotto, spiega bene, a motivo del figlio dell'uomo. E qui ci mettiamo il rosso anche, perché se no noi pensiamo che ogni piccolo contrasto sia dovuto al fatto che partecipiamo in una chiesa. Non è così. Per questa causa, perché noi reggiamo nel testimoniare nel nostro cammino di santità. Rileggiamo tutti e due i versi, 22 e 23, così abbiamo chiaro in mente di che cosa stiamo parlando. Dice, beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio. A motivo del figlio dell'uomo, rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli. Perché, la conferma è, i vostri i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Ecco, qui si distingue. Non dobbiamo cercare la persecuzione, attenzione, non dobbiamo provocare gli animi per dire adesso ci provo, stimolo, no, non dobbiamo provocare. Ma quando arriva è accompagnata dalla benedizione di Dio e riposa sopra di noi lo spirito di gloria lo Spirito Santo ci avvolge. Hai visto quella pubblicità che fanno per internet? Fanno vedere come questa potenza di internet abbraccia tutta la casa, perciò la casa resta coperta. Con l'energia che porta internet. Beh, così lo spirito di gloria resta sopra di noi quando ci troviamo in queste difficoltà. E infatti, in 1 Pietro 4,14 dice così: leggiamolo, che garanzia abbiamo da parte del Signore? siamo come in una botte di ferro, se siete insultati sempre per il nome di Cristo, attenzione non mischiamo che quando noi facciamo un po' i sbirri diciamo che è per Gesù, molti così fanno, commettono gli errori e poi dicono ah, è per Gesù, no no è perché è sbagliato, se siete insultati per il nome di Cristo per mantenere una sana testimonianza. Beati voi. Perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio, lo spirito santo, S maiuscola, riposa sopra di te. Uh, che bello. Veniamo ammantati. Quella figura che ho portato di internet che copre la casa fa vedere nella immagine della nuvola di internet che scende, che la casa viene ammantata da internet, perciò c'è internet in tutta la casa. Noi così veniamo ammantati dallo Spirito Santo, dalla potenza dello Spirito Santo. Se restiamo sotto il suo dominio, Dio viene glorificato. Perché così è. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia. Perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, perché i padri loro fecero lo stesso con i profeti. Non so se ricordi, negli atti degli Apostoli c'è scritto che quando tornavano i credenti che uscivano per testimoniare di Cristo, portavano spesso quella bella testimonianza. Gloria a Gesù, oggi siamo stati picchiati per il nome di Gesù. Oh che onore per la causa del Vangelo. Ma erano stupidi questa gente? No, perché la potenza di Dio si manifesta quando noi, per reggere nella testimonianza che stiamo dando, ci ammanta in un modo forte, consolida la sua presenza nella nostra vita e ci dà quella franchezza che abbiamo bisogno. A Dio sia la gloria, questa è opera di Dio. Così hanno fatto sempre ai profeti. Questo succede perché io vi ho scelti. Gloria al Signore. In Giovanni 15, 19, ci dice che noi siamo stati scelti per servire Lui. E questo è di normale amministrazione, non ci deve sconvolgere. Leggiamolo insieme. Dice così, se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo, poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto, ho scelto voi in mezzo al mondo, perché il mondo, perciò, il mondo vi odia. Chiaro tutto questo? Non è che noi lo facciamo apposta e non è questione di simpatia o antipatia. Dietro le quinte ci sono delle forze che noi non vediamo con gli occhi fisici, che si muovono, che creano dissapori. Diciamo che noi quando vediamo la pioggia che cade, noi vediamo la pioggia, ma tutto l'apparato per far giungere la pioggia, il vento che porta le nuvole, gli uragani, tutte queste cose, sono tutte forze del vento che noi non vediamo, le cose spirituali. Non sono visibili, gli spiriti malvagi o lo Spirito Santo non si vedono, però è lì il combattimento perché il nostro combattimento, come sai, non è contro carne e sangue, ma contro quelle forze invisibili, contro esseri senza corpo. E molte volte, queste forze usano quelli che hanno il corpo. Nostri consimili o elementi che ci circondano. Noi dobbiamo sapere tutto questo. Così hanno fatto anche a me, dice Gesù. Verso 18, leggiamolo: Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. E diciamo che quando leggiamo il Vangelo ci rassereniamo, perché mentre leggiamo noi già ci prepariamo per dire mi è andata bene oggi, ma non so se domani va bene, però diciamo che siamo come quelli che si arruolano per andare in guerra. Gli va bene oggi, ma forse non gli va bene domani. <ride> Signore, aiutaci. Una volta una favola, giusto per spiegare quello che diciamo: c'era la volpe che portava ogni giorno galline e galli ai figli che mangiavano. E un giorno uno dei piccoli volpicini disse alla mamma, «Mamma, ma com'è bello! Tutti i giorni mangiamo galline e galli?» La mamma disse, «Sì, figlio mio, quando galline e galli? E quando pallini e palle? <ride> non hai capito bene? Finché mi vede il padrone» col fucile e mi arrivano quattro pallottole e ciao mamma perciò dobbiamo essere preparati hai capito la volpe insegnava ai figli e gli dava saggezza nel dire non ti illudere che arriverà anche quello perché il padrone una volta, due volte, tre volte mi fa prendere? Perché, ma poi si mette in qualche parte e mette le cartucce e mi spara. Perciò dobbiamo essere preparati. Leggiamo il verso 18 un'altra volta. <ride> Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Perciò dobbiamo essere preparati. In ogni caso noi dobbiamo restare saldi nella fede. Cioè dobbiamo restare impavidi, senza muoverci, tranquilli. Guarda che questa non è una cosa forzata, va da sé se noi seguiamo le direttive di Cristo. Giacomo dice così in Giacomo 1.6. Che bello. Che dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci sempre, con fede, senza dubitare. Dobbiamo creare un collegamento terra-cielo, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta a quella. Come dire? Io resto saldo in questo. Signore aiutami. Io è arrivata l'ora mia. Adesso devo stare qui. Signore, chiedo a te di aiutarmi, chiedendo sapienza a Dio di guidarci. Ogni volta, leggiamo il verso 5, chiedendo a Dio la sapienza, la saggezza e la guida e l'aiuto dello Spirito Santo. Sempre dobbiamo avere l'antennina con il sempre con l'olio nella, nella lampada per mantenere la luce sempre che funzioni. Leggiamo il verso 5 del capitolo 1 di Giacomo. Dice così. Poi se qualcuno di voi manca di saggezza, la chiega a Dio che dona tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. Perché quando facciamo così lo Spirito Santo Avvolge la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere e ci dà la giusta gestione del momento, la guida dello Spirito Santo e le parole che escono fuori. Leggiamolo insieme in Luca 12, 12. Ma com'è bello camminare in questo modo col Signore? Perché lo Spirito Santo vi insegnerà. In quel momento stesso, quel che dovrete dire, in qualsiasi circostanza, senza timore, con spirito di preghiera, come abbiamo letto adesso, vuol dire con cercare, se qualcuno di voi manca di saggezza, la chiega a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, E come dice nel verso 11 dello stesso capitolo, leggiamo come ci dice. Perché in quel momento stesso lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire. Leggiamo il verso 11 dello stesso capitolo. Poi quando vi condurranno o quando ti trovi davanti a, sino, davanti a qualsiasi situazione, chiese, magistrati, autorità, o per testimoniare, può essere un tuo familiare, può essere un religioso, può essere un ateo, può essere un agnostico. Non ti preoccupare di cosa devi rispondere a tua difesa o di che cosa devi dire. Leggiamo il verso 12. Perché lo Spirito Santo. Signore grazie. 12 dice così. Perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quel che dovrete dire. Bellissimo. Dobbiamo tenere presente che ogni volta è un'occasione da lasciarsi guidare per testimoniare. Lo Spirito Santo è con te, tranquilla, tranquillo fratello. Lui ti dà le giuste risposte da dare. Devi sempre guardare a Lui per essere guidato perché lo spirito santo vi insegnerà in quel momento stesso quel che dovrete dire. Noi ci dobbiamo mettere i paraocchi. Il nostro cuore si deve collegare col cielo e dobbiamo stare come estranei ai fatti che succedono e mantenere il collegamento continuo con il cielo, Signore, Signore. Dentro preghiamo e fuori diciamo quello che ci dice. Oh gloria a te Signore. Bellissimo. Non hai mai sperimentato questo? Comincia e vedrai. Anziché pensare che devi rispondere, mettiti in comunione con lo Spirito Santo. Resti con gli occhi aperti davanti alla persona e man mano che ti scendono le parole, che scendono come gocce di rugiada vicino a un vetro di una finestra, tu vedi che quelle sono le parole che devi dire e ricevi una guida speciale, senza agitazione, senza niente. Io te lo dico perché lo vivo, perché lo so, perché l'ho sempre sperimentato nella mia vita. Posso aggiungere la mia testimonianza. Fin da quando il Signore mi ha salvato, sono restato sempre sorpreso. Ricordo bene, l'ho già detto un'altra volta o due, ma lo voglio ripetere: ricordo bene quando desideravo testimoniare. Mi trovavo in Inghilterra, in una scuola biblica e avevamo intrapreso la sera di andare su, per, le, per le strade a testimoniare del Signore. A volte eh, nella città di Brighton, nella città di Birmingham, nella città di Londra, ci trovavamo, centinaia di persone mi trovavo davanti e io testimoniavo, mi venivano le parole in inglese che non avevo mai studiato. Quando tornavo a casa, prendevo il, il dizionario per dire: Ma io ho detto tutte queste parole, ma sono quelle che veramente dovevo dire? La mia sorpresa ed era il grande piacere di vedere che erano esattamente quello che volevo dire. Addio sia la gloria, e ancora mi succede, quando il Signore mi dà una parola, mi dice questa è la parola per questa mattina e io mi muovo, apro la Bibbia, la Bibbia c'ha 2400 pagine, apro la Bibbia, zac, mi si apre la Bibbia per il verso che devo seguire. Oh, alzo subito le mani perché a te sembra cosa da poco, ma io ringrazio Dio e dico Signore grazie, allora questa è la conferma, perché certe volte mentre mi preparo e vedo la grandezza della guida dello Spirito Santo, mi viene il desiderio di lasciare per un attimo, inginocchiarmi e ringraziare Dio perché mi sento avvolto dalla sua divina presenza e dico qua c'è la sua presenza, oh Spirito Santo, grazie, grazie, grazie. Dobbiamo imparare a viverle queste cose. Se invece cominciamo ad agitarti, a agitarci, a rispondere, a volere ragione, così non ce ne usciamo più. Signore, aiutaci. È un'occasione da lasciarsi guidare per testimoniare lo Spirito Santo è con Te, tranquilla, Lui ti dà le giuste risposte da dare. Devi sempre guardare a Lui per essere guidata, per essere guidato, perché lo Spirito Santo ti insegnerà in quel momento stesso quello che devi dire. Attenzione, questo non vuol dire che tu non devi leggere la Bibbia, non devi studiare, non devi impegnarti, no, attenzione perché questo non ci porta ad essere pigri. Cercare il Signore, camminare col Signore, seguire il Signore, pregare, studiare è all'ordine del giorno. Questo è quando succede l'incidente di percorso, non ti devi preoccupare. Se no ti devi sempre preoccupare di mantenere una vita che piaccia al Signore durante. Un giorno, la domenica, no. Vita naturale, durante, durante tutta la vita. Eh? Come li vuoi mettere le parole? Così li metti. <ride> Lo Spirito Santo dà franchezza, dà, dà tranquillità, dà certezza. Quando noi in sincerità restiamo davanti al Signore, la nostra sincerità traspare. Si vede che non stiamo recitando. Dobbiamo stare attenti. Non recitiamo. Guardiamo negli Atti degli Apostoli nel capitolo 4 verso 13 come ci aiuta la Bibbia. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, qua sono due pescatori che parlano. <ride> si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano però che erano stati alla scuola di Gesù. <ride> cioè, è un poco come diceva il profeta Amos. Quando parlava, diceva: Attenzione, io non vengo dalla scuola dei profeti. Il mio linguaggio, il mio modo di esprimere, non è come quelli che sono stati nella scuola rabbinica o alla scuola dei profeti. Io sono un mandriano, sono che Dio mi ha chiamato qui su questo fortino, in un'area dove io vivo, e mi ha detto: Tutti coloro che passano, perché era un punto di di incrocio di strade che il messaggio arrivava in tutto Israele attraverso la sua presenza su quel fortino annuncia la mia parola e così era Pietro e Giovanni il loro studio, la loro scuola la loro scuola eh, teologica non erano state le scuole rabbiniche erano state alla scuola di Gesù l'ultimo rigo leggiamolo perché così Comprendiamo, noi dobbiamo stare più con Gesù, hai capito che vuol dire? Lui è il nostro maestro, se no cominciamo a incarbugliare le cose, non capiamo più niente. Leggiamo e si vedeva. Leggiamo l'ultimo rigo, mi piace la scrittura, dice erano stati, riconoscevano che erano stati con Gesù. Oh, questa è un'altra scuola. Ma com'era la scuola di Gesù? Com'era la scuola di Gesù? Prendiamo un passo di un grande teologo del tempo di Gesù. Così sappiamo com'era la scuola di Gesù. Leggiamo in Giovanni 3,2. La scuola di Gesù è diversa. È come la scuola di arte e mestieri. Fai un po' di teoria, un po' di pratica. Leggiamo cosa succedeva. Giovanni 3.2 No, non primo Giovanni 3.2 <ride> Giovanni Vangelo 3.2 Dice Tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare le cose che fai tu. Leggiamolo insieme perché è giusto che prendi nota per capire che scuola fa Gesù quando stiamo con Lui. Egli venne di notte da Gesù, questo è un grande teologo del tempo. Rabbi, maestro, disse, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. E non erano solo i segni, ma anche l'insegnamento. <ride> questi non venivano dalla cultura teologica rabbinica, ma dalla scuola di Gesù e si notava beh non si notava solo qui ci manca il tempo se tu leggi con calma il capitolo 7 Uff, meraviglioso il capitolo 7 non abbiamo il tempo di leggere perché sono più di 60 versi ma leggiamo il verso 55 di questo discepolo ma Stefano pieno di Spirito Santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio stava testimoniando e Gesù che stava alla destra di Dio oltre alla guida bellissimo questo oltre alla guida dello Spirito Santo Vide i cieli aperti. <ride> che vuol dire i cieli aperti? <ride> signore, aiutaci. Leggiamo nel verso 56, che sei grande, Signore. E disse: Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Normalmente i cieli aperti per gli ebrei facevano riferimento al sogno di Giacobbe, che c'erano i cieli aperti con una scala che arrivava fino in cielo. Facevano riferimento a Giacobbe nel dire che le potenze angeliche salivano e scendevano per quella scala per aiutare i figli di Giacobbe, per aiutare Israele. Un giorno Gesù incontrò nel primo capitolo di Giovanni Natanaele. E tutto un tratto Gesù, nel capitolo 1, verso 51 di Giovanni, dice così: a loro che sapevano la scala. Gesù gli disse: In verità, in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Ah! Gesù sostituiva il attraverso la sua venuta, la scala di Giacobbe sta per significare che lui è la scala per andare a Dio. Natanaele, io sono la scala adesso, che le potenze degli angeli e degli arcangeli e così via, si trasferiscono per aiutare la Chiesa, e sono, sono io che ti fa vedere i cieli aperti che si aprono. E disse: Ecco, io vedo i cieli aperti, e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Gesù ha cambiato posizione qui. Quando era sulla terra, lui apriva i cieli per andare a Dio, a noi. Adesso che è in cielo, apre i cieli per vigilare su di noi. Guardiamo in Ebrei 1, 3 come ci garantisce la sua assistenza continua. Gloria sia resa a Dio. Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, cioè di Dio, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei nostri peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi mi piace questo Gesù sta seduto ad intercedere per noi ma quando noi siamo in difficoltà Gesù si alza per ordinare a tutti gli angeli che devono scendere il nostro aiuto, perché la sua gloria ci deve aiutare. Come lo vede Stefano, leggiamo 7.56, che sei grande Signore. Quando noi siamo in difficoltà, Gesù si alza e attraverso la scala che è Lui fa scendere la sua divina potenza sopra di noi, mette angeli a nostra disposizione per superare il momento che siamo contrastati, che siamo in combattimento, che stiamo testimoniando, che stiamo reggendo per la causa sua ha cambiato posizione <ride> dopo aver fatto la purificazione in virtù del proprio sacrificio di sé. Quando lui è venuto come uomo, ha fatto questa opera per noi. In primo Timoteo 2.6 lo spiega bene, dice che quando è stato uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, solo che chi crede e chi non crede, qui sta la differenza. E questa è la testimonianza resa a suo tempo, duemila anni fa. E ha ripreso il posto che aveva prima dell'incarnazione. Quale posto aveva prima dell'incarnazione? Leggiamo un'altra volta. Ebrei 1, 3. E quattro, che sei grande Signore. Lui è sceso per fare un'operazione in nostro favore, poi è ritornato nella gloria dove era prima. Che egli, egli è lo splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati attraverso la croce, la morte, la resurrezione e la glorificazione, è stato glorificato e si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. 4. Avendo superato tutte le potenze dell'universo. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quando il nome che ha ereditato è più, più eccellente del loro, Sakamashita Dopo la sua risurrezione, la sua glorificazione, quando si è presentato ai discepoli, in Matteo 8, 28, 18 dice, Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E noi diamo lode e gloria a te, Re dell'universo, nostro Dio, nostro Salvatore, nostro Redentore. Gloria a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio, benedetto nostro Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Come aveva chiesto prima della crocifissione. Gesù aveva già parlato di questo nella preghiera sacerdotale, nel capitolo 17, del Vangelo di Giovanni, verso 5. Guardiamo cosa dice. Ora, O oh Padre, non era ancora stato crocifisso. Glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse, qui c'è l'eternità di Cristo, che si era svestito per venire da noi, si era abbassato, come abbiamo letto in Primo Timoteo 2,6, che dice che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, questa è la testimonianza resa quando è venuto in mezzo a noi. L Uomo è ripreso alla risurrezione l'incorruttibilità, perché qui era corruttibile con il corpo umano, ma se leggiamo in 1 Corinzi 15, 42 dice... Così è pure nella risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, cioè viene glorificato. Allora stiamo vedendo insieme, abbiamo letto, rallegratevi in quel giorno e, state di, e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande nei cieli perché i, pa i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto voi in mezzo al mondo perché il mondo vi odia. Se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me. Perché tutto questo? <ride> Signore aiutaci, adesso lo sappiamo. Il mondo rifiuta, non vuole ammettere la sua malvagità, anziché dire grazie che sei venuto per salvarci, dice... Crocifigilo, crocifiggilo, perché non vuole fare ciò che dice Gesù, vuole restare nelle tenebre per fare ciò che gli dice la testa. Il diavolo così ci ha messo in testa, che se seguiamo lui stiamo meglio, ma non è vero, perché ogni giorno peggiorano le cose. E per il momento soffriamo, soffriamo un poco sorella, soffriamo un poco fratello, però davanti c'è una grande svolta, abbiamo letto nel verso 23, il vostro premio è grande nei cieli, ora guardiamo quest'altro aspetto. In Romani 8, 17 dice così, se siamo figli, ciò vuol dire che siamo diventati figli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio e co eredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui, soffriamo con Lui. Derisione, scherno, ognuno si inventa qualcosa, però le sofferenze non sono paragonate a ciò che noi abbiamo già, è quello che saremo, è quello che avverrà. Leggiamo nel verso 18, che sei grande signore, infatti... Io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a, a nostro riguardo, o se ci puoi mettere il rosso sopra, a nostro riguardo, Dio tiene conto di te e di me, piccoli come siamo in questo mondo di fronte all'universo. Lui ha un occhio di riguardo per coloro che soffrono per servire Lui. Perché noi aspettiamo l'adozione, <ride> siamo in attesa, della documentazione completa per essere adottati insieme con lui nella sua casa. Qui siamo della sua famiglia, lì saremo nella sua casa. Leggiamo il verso 23. Gioite, fratelli, gioiamo, sorelle. Non solo essa, la natura, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione, vuol dire il ritorno del Signore e noi saremo rapiti. Signore grazie, grazie, grazie. Oggi per avere le carte di un'adozione di un bambino in famiglia ci vogliono minimo quattro anni. Noi non sappiamo per il cielo, però sappiamo che al momento del rapimento prima i nostri congiunti che sono già partiti Primo Tessalonicesi 4,16, incontrano il Signore, perché il Signore stesso, questa è la redenzione, con un ordine con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. E poi noi che siamo vivi, leggiamo il verso 17 se grande Signore poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. e così saremo sempre col Signore avremo il certificato della <ride> dell'adozione completa nella sua casa non più solo nella sua famiglia ma nella sua casa insieme con lui. E non finisce qui. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché il vostro premio è grande nei cieli. In primo Giovanni 3, 2, dice: Carissima, carissimo, dove ti trovi? Credente, da che parte sei? Ascolta, ora siamo figli di Dio, siamo parte della famiglia di Dio, non siamo ancora nella sua casa, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, saremo con Lui perché lo vedremo come Egli è. Mm. Noi nati di nuovo. E se non sei nato di nuovo, se non sei nata di nuovo, lo Spirito Santo ti può far nascere in questo momento se invoca il Signore. Di, Signore, io ho bisogno di un cambiamento radicale nella mia vita, ti prego, vieni, 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 vieni nella mia vita, ho bisogno di Te, io non voglio vivere diversamente, desidero che tu mi faccia nascere di nuovo, mi arrendo a te, opera nella mia vita, Signore ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio. Nel verso prossimo 3 dice così, e chiunque ha questa speranza in lui si purifichi come egli è puro. Ogni giorno dobbiamo lavorare per la risurrezione, crediamo nel riscatto pagato, dallo scambio che ha fatto alla croce. Teniamo Lui come esempio da poter seguire, il grande Maestro dei Maestri. In Ebrei 12,2 la scrittura dice agli ebrei, e stamattina lo dice a noi, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede, e la rende perfetta che per la gioia che gli era posta dinanzi neppure la croce gli pesava sopportò la croce disprezzando l'infamia perché beh l'abbiamo letto perché <ride> signore aiutaci perché l'abbiamo letto dice Infatti, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Gesù già vedeva questo. Continuiamo a leggere: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Non tenendo conto del dolore, di, della, del massacro che gli facevano, della eh, flagellazione e si è seduto alla destra del trono di Dio. Lo dice un'altra volta anche qua: Addio sia la gloria. E andiamo avanti. Ripetiamo quello che ha detto quando abbiamo cominciato questa mattina. Rileggiamo per cortesia «Beati voi, felice te, fratello, sorella, quando gli uomini ti odieranno e quando ti scacceranno, quando ti insulteranno e menteranno al bando il tuo nome». Come malvagia, come malvagio, a motivo del Figlio dell'uomo. Attenzione, io voglio raccomandarti: non capire Roma per toma, che tu ti comporti male e pensi che sia per quello, per la causa di Gesù. Perché in questo tempo molti credenti, agiscono male, vengono trattati male e dicono è perché io servo Gesù. No, 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 no. Attenzione. Non confondere le cose. Seguire Gesù vuol dire mantenere la testimonianza e muoverci come lui affatto non che noi facciamo i capricci sbagliamo e poi diciamo ah quello se l'ha presa con me perché io sono cristiano no stiamo attenti leggiamo il verso 23 rallegratevi in quel giorno quando succede che sei maltrattato per Gesù e salta di gioia perché ecco il tuo premio è grande nei cieli, perché così hanno fatto i loro padri e i profeti, così hanno fatto a Gesù e così fanno anche a te. Ma mantieni sempre un filo di comunione continuo con il Signore. Sai spontaneamente qual è la preghiera che ogni mattina me, ho nel cuore? Signore, ti prego. Dopo mano che prego e eh, preghiamo, dico sempre, Signore, facci mantenere durante il percorso del nostro cammino sempre un filo di comunione con te, sempre con Così abbiamo la certezza che quando facciamo per telefonare funziona e quando dobbiamo ricevere i messaggi funziona e quando dobbiamo guardare le immagini funziona. Il tutto è dovuto a questo. Il tutto del tuo cammino spirituale è dovuto a quanto tempo stai col cuore verso il Signore. Così ricevi l'unzione e la ricarica necessaria che hai bisogno. Se non hai cominciato ancora, comincia adesso stesso e vedrai come cambia tutto nella tua vita. Eh? Ti raccomando, te lo dico perché ti voglio bene, con tutto il cuore. Non posso tirare fuori come se ci fosse una cassetta là. La, la, la cassa della verità, però questo ti voglio dire. <coughs> Comincia oggi a camminare seriamente col Signore. E allora vedi la differenza dopo un poco di tempo. Pianifica la tua vita per mantenere il Signore al primo posto. Lo vogliamo ringraziare insieme, dai, facciamolo. Chiudi gli occhi. Apri il cuore e insieme diciamo Signore grazie che Tu ci dai la chiave del come mantenere costantemente la posizione di una buona testimonianza, testimoniare di Te, vivere per la Tua gloria perché Dio sia glorificato in me e attraverso di me. In Te? E attraverso di te. Dio ti benedica tanto tanto, ti voglio benedire nel nome del Signore. Condividi questo messaggio con i tuoi amici, sui social, dovunque puoi. Fai da braccio lungo per portare il messaggio del Vangelo. Collabora con questa opera, è un'opera di fede. Se ti ha messo nel cuore lo Spirito Santo di contribuire per sostenerla finanziariamente, fallo prima possibile, sii ubbidiente perché Lui ti benedice. Il tuo premio sarà grande, nella misura che tu fai la tua parte verso Dio. Prendi nota dove abbiamo letto, quei, quei versi che ti hanno parlato, vai a rileggerli, fai una foto sulla televisione. E condividilo anche con i tuoi amici. Saltatevi di gioia, perché il vostro premio è grande. Luca 6,23, 6,22, 1 Pietro 4,14. Giovanni 15,19, 15,18, 1 Giacomo 1,6, Giacomo 1,5. Luca 12,12, 12,11, 12, Atti 4:13. Atti 7, 55 e 56, Giovanni 1, 51, ebrei 1, 3, primo Timoteo 2, 6, primo ebrei 1, 3, 4, Giovanni 17, 5, primo Corinzi 15, 42, Romani 8, 17 18, Romani 8, 23, Tessal primo Tessalonicesi 4, 16 17, 1 Giovanni 3, 2 3, ebrei 12, 2 Luca 6, 22 e 23. Gloria sia resa a Dio. E anche oggi il Signore ci ha dato la via da scegliere per camminare con Lui. Perché così vediamo come possiamo portare frutto per la gloria di Dio. Ci vediamo stasera, Dio, piacendo, insieme a quattro pastori che saremo insieme, o anzi tre. Preghiamo che lo Spirito Santo si serva di loro per dare un messaggio a noi che possiamo comprendere meglio il piano e la volontà di Dio per noi. Dio ti benedica, ci vediamo stasera alle ore 19.30. Ti voglio benedire nel nome del Signore. Signore benedici, benedici, benedici. Ognuno che ascolta la Tua parola attraverso questa emittente, attraverso i social e dovunque arriva la tua parola, possa essere accompagnata dalla vibrazione della presenza dello Spirito Santo che continua a parlare a convincere, a compungere, a salvare, a battezzare nello Spirito Santo, a guarire, a redimere l'uomo peccatore. Amen, Amen, Amen. Ci vediamo stasera, Dio piacendo, pace, buona giornata.